Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma caldissimo blazer che io ho deciso di chiamare blazer corallo. Per poterlo realizzare ho utilizzato un filato della Mistricò che ho già utilizzato l'anno scorso e si chiama Amicone. È questo bel gomitolo di un filato molto doppio ed è 50% acrilico e 50% poliestere, ma vi assicuro molto caldo. Per chi l'ha usato l'anno scorso mi crede perché è veramente caldissimo. Io questa volta ho optato per questo colore che è il corallo, bellissimo. Lo adoro, è il numero 104 e per poter realizzare questo blazer che è una taglia S io ho utilizzato 6 di questi gomitoli, quindi 600 grammi, lavorando con l'uncinetto del numero 8. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori, ossia il mio sito Filati Elsa. Abbiamo anche altri colori, tra cui ve ne faccio vedere 4 che sono il senape, l'ottanio, il verde e anche il bianco, ma ho anche colori come il panna, il rosso, il viola, il lilla, quindi potete realizzare questo blazer col colore che più vi piace, che più si adatta alla vostra personalità. Per dicevo, per una taglia S io ho utilizzato 6 gomitoli, per una taglia M ve ne occorrono 7, per una taglia L io direi anche 9 gomitoli. Mi raccomando, se la volete però fare più lunga o volete farla più stretta, che si chiuda di più, in quel caso, qualsiasi taglia siate, anche una taglia S, dovete andare a prendere un gomitolo in più rispetto a me. Questo, ripeto, se la volete chiusa, ma essendo un blazer io preferisco lasciarla aperta perché mi piace di più. Detto ciò, per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti, del quale un giro di maglie alte e un giro di maglie basse. Però il giro di maglie alte è fatto in rilievo sul dietro, quindi un punto veramente facile e veloce, anche perché lavoreremo con l'uncinetto numero 8, quindi la creazione cresce molto velocemente. Nel giro di un giorno, due massimo, posso assicurarvi che la potete finire. Una volta fatto quindi la parte di sotto, si divide dalla parte dietro, dalle due parti avanti e si lavorano separatamente per poi andare a cucire sulle spalle. A quel punto si prende la lavorazione e si va a fare le maniche. Ho usato lo stesso punto, quindi sempre un punto in rilievo, ripetendo sempre i due giri, ma al polso ho terminato con un altro giro di maglie basse in rilievo per stringere un po' la lavorazione. Non tantissimo, in modo tale che se voglio sotto posso mettere anche un maglione più pesante, però in modo tale comunque da non darmi fastidio che la lavorazione scende. Una volta fatto ciò si va ad alzare un po' il collo, ho fatto 3 giri intorno al collo e poi si va a lavorare per tutta l'apertura della giacca, ossia si parte da un lato e si va attorno all'altro lato di 2 giri semplici di maglie alte. Non ho fatto il punto in rilievo perché non volevo che la lavorazione venisse rigida, quindi ho preferito lavorare semplicemente 2 giri di maglie alte. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito troverete anche il PDF per poter realizzare questa giacca e lo otterrete in omaggio se acquisterete il mio stesso filato o se raggiungerete i 35 euro di spesa con qualsiasi altro tipo di filato presente sul mio sito. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca o blazer io riutilizzerò il filato Amicone, che è questo gomitolo, questo già lo vedete iniziato perché già ho iniziato a lavorare alla creazione. Io il colore che ho scelto è il color corallo, che è il numero 104. Lavorerò con l'uncinetto il numero 8 e vi dico già che io nella creazione originale ho montato 64 catenelle, che sembrano poche, ma a parte che io voglio che la giacca, il blazer non si chiuda, quindi mi vanno bene 64 catenelle. Ma poi stiamo lavorando con un filato grosso e un uncinetto grosso, quindi non dobbiamo andare a mettere tante catenelle come le mettiamo solitamente. Diciamo che questa volta vi consiglio di misurarvi la vostra circonferenza, seno o fianchi, a seconda di cosa avete più lunga, e di togliere almeno 10 centimetri, proprio se non volete che si chiuda come la mia. Detto ciò, io ho montato quindi 64 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare non ha un multiplo, quindi non è né dispari né pari, perché comunque sono giri di maglie alte e maglie basse, quindi non c'è bisogno di un multiplo. E io qui nel campione, per farvi vedere, ho montato 10 catenelle. E possiamo andare a fare il nostro primo giro. In realtà lo dovrei definire un giro base perché poi quando lo andiamo a ripetere lo ripeteremo in maniera diversa, però preferisco già dire primo giro per non confonderci. Però poi in realtà il giro che dovete sempre andare a ripetere è quello che quando lo rifaremo, e quindi ve ne accorgerete bene. Oppure facciamo così, meglio, lo chiamiamo questo il giro base, così riusciamo a non confonderci. Quindi il giro base andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima delle mie 10 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta.
Quindi il giro base è semplicissimo perché andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale, nel mio caso, di 10 maglie alte, perché sapete che ho montato 10 catenelle. Quindi giro base, andiamo a fare tutte maglie alte in questa maniera. Molto molto semplice. Ops. Terminato il nostro giro base, andiamo a fare il nostro primo giro. Scusate, mi tiro un po' di filato. E il primo giro consiste nell'andare a fare tutte maglie basse. Quindi o vi alzate con una catenella e andate a fare la maglia bassa, o fate come noi, andiamo direttamente a fare la maglia bassa e andiamo a fare il primo giro. Quindi primo giro, tutte maglie basse. E si continua così, quindi per tutto il giro. Per questo che vi ho detto che non c'è bisogno di avere un multiplo, perché va bene sia che sia un numero dispari che un numero pari. Terminiamo il giro entrando nella terza catenella, che equivaleva alla nostra prima maglia alta, e facciamo una maglia bassa. Terza perché due le abbiamo fatte, una era quella di base. Secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. E andiamo a fare delle maglie alte rilievo dietro, entrando nel filo dietro della maglia bassa. Vedete, questa è la seconda maglia bassa, entro nel filo dietro, mi avvicino così potete vedere, quindi maglia bassa, entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta. E ripeto questo per tutto il giro, quindi maglia bassa successiva, entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta. Entro nel filo dietro della maglia bassa successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta. Entro nel filo dietro della maglia bassa e di nuovo vado a fare una maglia alta. E continuo così, quindi per tutto il mio secondo giro. Vado a fare una maglia alta in rilievo sul dietro, in modo che si crea appunto questa sorta di scalino. Ops, scusate. Questa sorta di scalino che vedete qui. Che serve più che altro a dare movimento alla giacca, ma soprattutto a renderla un po' più rigida rispetto a fare tutti i giri di maglie alte e maglie basse. Ok, sto terminando quindi il mio giro, vado dove ho l'ultima maglia bassa e faccio una maglia alta in questa maniera. E si ricomincia, quindi primo giro andiamo a rifare il giro di maglie basse e continuiamo così quindi per tutto il nostro giro. Quindi primo e secondo giro sono questi due che dobbiamo andare a ripetere, come vi ho detto, per tutta la nostra lunghezza. Vi ricordo che io ho montato 64 catenelle, arriverò sotto le braccia, non la farò molto lunga, diciamo che voglio che mi arrivi un po' sotto la vita, quindi vi dirò quanti giri ho ripetuto e poi andremo a dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Dunque, ho ripetuto i due giri per 16 volte, quindi dal basso fino ad arrivare agli scalfi, ho ripetuto il giro 12 volte e poi sono andata a dividere la parte dietro dalla parte avanti mettendo i marcatori. Voglio farvi notare che in realtà io ho messo sul davanti il rovescio proprio perché voglio che si veda il punto in rilievo. Quindi noi stiamo lavorando, questo dovrebbe essere il diritto, ma io poi andrò a cucire, quindi a lavorare, a cucire le spalle e a lavorare le maniche in modo da far venire questo sul davanti, quindi anche dietro, vedete, in questa maniera. Dicevo, sono andata a dividermi le maglie basse per dividere la parte avanti dalle parti dietro e sono andata a mettere 16 maglie basse sul davanti, sia da questa parte da quest'altra parte, e nel sedicesimo ho messo il marcatore e ho 32 maglie basse dietro. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quello dispari va sempre messo dietro, questa volta non davanti, perché i due lati avanti devono avere lo stesso numero. Detto ciò, andrò a continuare a lavorare come sto sempre lavorando, però mi fermerò al marcatore, quindi andrò a fare sempre i soliti due giri, non cambia niente, ci fermiamo con la maglia alta, ricominceremo con la maglia bassa, quindi la lavorazione è sempre quella, solo che ci fermiamo ai marcatori. E naturalmente vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto i giri, sia avanti che dietro, e poi quanto sono andata a cucire le spalle. Una volta fatto ciò, poi andremo a lavorare le maniche. Maniche che, a meno che non cambi idea, lavorerò sempre con lo stesso punto.
Allora, ho ripetuto il giri per 4 volte, quindi ho ripetuto i due giri per 4 volte e poi sono andata a ripetere soltanto il primo giro e sono andata a fare la stessa cosa anche dietro e da quest'altra parte. Sono poi andata a cucire sulle spalle per 10 maglie alte, contando dalla prima fino alla decima, e sono andata a cucire per quindi per 10 maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra parte, lasciando quindi aperto lo scollo. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Allora, lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 8 anche per le maniche e andremo a fare lo stesso motivo. Mi aggancio qua sotto e vado a lavorare qui dove ho, vedete qui dove avevo fatto la maglia alta, quindi mi aggancio e vado a fare il mio giro di maglie alte. Non cambia niente, andiamo solo a lavorare in tondo, quindi vado a fare le mie 3 catenelle e poi vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta in orizzontale e una maglia alta, scusate mi tiro un po' di filo, e una maglia alta dove ho la maglia bassa orizzontale e continuo così per tutto il giro, quindi maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, maglia alta dove ho la maglia bassa in orizzontale. Continuo così per tutto il giro e poi vi faccio vedere come fare il secondo. Sto terminando quindi il primo giro e andiamo a fare in questa maniera. Andiamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassissima. Ci alziamo con una catenella oppure andiamo a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia alta. E facciamo questo per tutto il nostro secondo giro, quindi vedete non cambia niente. Io adesso andrò a fare il mio giro di maglie basse e poi inizierò a fare il giro di maglie alte però il rilievo sul dietro, quindi continuo a lavorare sul filo dietro, scusate, in questa maniera per tutto il secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, vado dove ho la prima maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Quindi rifaccio il giro delle maglie alte, però questa volta il rilievo, quindi vado a fare le mie 3 catenelle, prendo il filo, vado sul filo del dietro della maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta. E ancora maglia bassa successiva, entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta. Quindi questi sono i due giri che dovrò ripetere per tutta la manica. E vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il motivo e quanto è venuta lunga la mia manica. Ho terminato la manica, ho realizzato 15 volte i due giri e poi per finire la lavorazione sono andata a ripetere l'ultima volta sempre il giro di maglie basse in rilievo. Quindi ho fatto la maglia al giro di maglie alte rilievo sul dietro, ho fatto il giro di maglie basse e poi sono andata a fare un giro di maglie basse rilievo per avere un po' il polso più chiuso. E adesso ho fatto la stessa cosa anche nell'altra manica. Adesso possiamo andare a occuparci del bordo della nostra giacca. Per il bordo della nostra giacca, per il collo, io andrò a fare maglia alta sopra ogni maglia alta. Vedete, questo è tutto il mio bordo del mio collo, cioè il mio scollo, scusatemi, quindi andrò a fare un bordo, nel senso che andrò a realizzare dei giri di maglie alte, giusto per averlo un po' più alto. Quindi vado a fare in questa maniera, realizzo le mie 3 maglie alte, una, le mie 3 catenelle, 2, 3, e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Lavorerò semplici giri di maglie alte, quindi non alternerò maglia alta con con il giro di maglie basse, ma come vi ho detto andrò a lavorare semplicemente dei giri di maglie alte, giusto per alzare un po' e avere una sorta di colletto. Una volta fatto ciò vi dirò naturalmente quanti giri ho ripetuto e poi vi farò vedere come andare a fare il bordino nella parte avanti. Quindi ripeto, andiamo a fare una maglia alta dove ogni maglia alta e qui dove abbiamo la cucitura delle spalle andremo a fare una semplice maglia alta. Allora, ho fatto 3 giri di maglie alte intorno al collo. Adesso andrò a fare un bordo attorno a tutta l'apertura della mia giacca, non sotto, ma solo giri che vanno da questa parte, quindi da sotto qui il collo e riscendo da quest'altra parte, farò la stessa cosa al ritorno. Farò dei semplici giri di maglie alte, infatti non ve lo mostro perché sono solo giri di maglie alte, ma voglio ricordarvi che qui farò una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale e una maglia alta dove ho la maglia bassa. Non so ancora quando
quanti giri farò, penso almeno 2-3. Ricordatevi solo che quando arrivate qui all'angolo del collo di fare 3 maglie alte in modo da creare appunto il vostro angolo, e poi andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e di nuovo 3 maglie alte qui nell'angolo e di nuovo una maglia alta dove avete la maglia alta, una maglia bassa dove avete la maglia bassa, e qui nel giro dei colli andate a fare invece la maglia alta dove avete l'unione tra le due maglie alte orizzontali. Vi dirò alla fine quanti giri ho fatto e poi finalmente la nostra giacchetta sarà terminata.